Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, io forse in questi anni parliamo spesso di quelli che sono i problemi della scuola. I problemi della scuola sono, di anno in anno sembrano sempre crescere e ci troviamo sempre ad affrontare situazioni più difficili. Quello che è chiaro è che c'è un problema legato ai tagli, c'è un problema legato anche al precariato degli insegnanti e dei docenti, c'è un problema legato secondo me anche alle motivazioni del personale docente, perché troppo spesso le condizioni in cui gli insegnanti si trovano costretti a lavorare sono tali per cui è difficile mantenere alte le motivazioni, è difficile trovarsi a proprio agio nel ruolo di insegnante, che troppo spesso non viene valorizzato come dovrebbe essere valorizzato. Quindi ci sono una serie, cioè, a questo si sommano i problemi legati agli insegnanti di sostegno che sono sempre meno, al fatto che siano delle classi numerose con magari diversi bambini certificati ed è difficile riuscire a gestire una situazione sempre più complessa. E c'è un tema legato anche all'integrazione multiculturale, perché noi sappiamo che soprattutto in certe zone, in certi quartieri, io penso in particolar modo alla Bolognina che conosco meglio, noi abbiamo più del 30% di bimbi che non conoscono l'italiano, bisogna anche qui stare attenti, non parliamo solo di bambini stranieri, perché molto spesso sono bambini nati in Italia che parlano perfettamente l'italiano e allora a quel punto il tema dell'integrazione ovviamente è un tema molto più facile da gestire, parliamo di bambini che molto spesso non conoscono l'italiano e quindi chiaramente c'è un tema legato alla conoscenza della lingua che va affrontato, troppo spesso gli insegnanti sono lasciati soli di fronte a questa tematica. Quello che però noi dobbiamo sempre ricordarci, lo diceva prima Davide Ferrari, è che la scuola non è, insomma, è uno strumento sicuramente fondamentale per poi crescere e trovare occupazione, buona occupazione e quant'altro, ma certamente è lo strumento indispensabile per far sì che le persone diventino cittadini liberi. Perché da lì passa certamente il tema della capacità di leggere la realtà e di essere anche autonomi e liberi. Ecco, su questo ci sono anche moltissimi progetti che si intrecciano col mondo della scuola e che noi abbiamo visto anche in consiglio provinciale con molte associazioni. Ci sono appunto delle associazioni che per esempio mettono in piedi con l'aiuto degli insegnanti dei progetti che sono progetti educativi legati per esempio, io dico alle politiche di genere, all'accettazione e al rispetto delle diversità come elemento di ricchezza. Penso per esempio allo specchio delle mie trame o ad altri progetti di questo tipo dove si va nelle scuole, si coinvolgono i ragazzi, ovviamente grazie al contributo degli insegnanti, per far sì che i ragazzi appunto capiscano l'importanza e il valore della diversità come elemento di ricchezza e riescano anche a costruire rapporti più sani. Per esempio tra i maschi e le femmine nella scuola, quindi tra le persone di diverso genere, e al tempo stesso riescono anche ad accettare appunto in senso generale il tema della diversità. Ci sono altri progetti che secondo me andrebbero ancora più incentivati nella nostra regione, che per esempio la regione Lazio sta spingendo in maniera ancora più forte, che riguardano proprio la diversità, in termini anche di diversità di orientamento sessuale. Quindi su questo Zingaretti per esempio sta incentivando un progetto di laboratorio nelle scuole che coinvolge studenti, docenti e genitori dei ragazzi per affrontare questo tema nelle scuole. Questo secondo me è fondamentale, sì per creare ragazzi che abbiano una certa cultura, un certo rispetto appunto delle persone, ma io credo che sia veramente fondamentale per costruire una società più sana e per sconfiggere anche quegli episodi che sono sempre più numerosi di bullismo. Io credo che proprio passi dall'educazione e dalla formazione nelle scuole possa passare veramente la costruzione di rapporti più corretti, più rispettosi, più accettabili tra persone che appunto possono in qualche modo avere anche percorsi diversi alle spalle, possono provenire da paesi diversi, possono essere diversi per mille ragioni, per mille ragioni legate alla loro storia personale. Ecco, io credo che anche per combattere questi episodi sia fondamentale il ruolo della scuola e sia fondamentale la centralità di questi progetti anche nell'ambito delle scuole.
C'è un tema legato alle scuole tecnico-professionali che è stato richiamato prima. Io credo che anche qua noi dobbiamo investire moltissimo su quella che è la cultura tecnica, e in particolar modo per valorizzare le scuole tecnico-professionali sia fondamentale il rapporto con le imprese. Ci sono per esempio dei progetti importanti, penso al progetto DESI, che è il progetto che ha costruito le Aldini, Fioravanti e Ducati e Lamborghini, che consentono ai ragazzi di alternare periodi appunto di studio con periodi di inserimento nell'azienda. Ecco, su questi progetti ce ne sono alcuni nel nostro territorio, ma vanno certamente incentivati. C'è un tema legato all'università e al mondo della ricerca. Io penso che anche su questo fronte ci sia tanto da fare. Io conosco meglio il mondo di ingegneria perché ho frequentato quello, ma è chiaro che per esempio se parliamo di ingegneria ci si deve chiedere come mai oggi i ragazzi, se possono scegliere, hanno la possibilità anche economica di scegliere, per esempio preferiscono andare al Politecnico piuttosto che iscriversi a ingegneria qui a Bologna. Quindi anche su questo noi dovremmo cercare di tenere qui le risorse più valide, più capaci, fare crescere il nostro territorio. Per far questo l'università, io conosco, ribadisco meglio la facoltà di ingegneria, ma deve costruire un rapporto molto più stretto con gli enti di ricerca e col mondo della ricerca in senso generale. Arrivo al tema della ricerca. Su questo noi abbiamo una serie di enti che sul nostro territorio riescono a fare ricerca a livelli eccellenti. C'è da dire che secondo me, come regione, ne abbiamo parlato in un seminario che abbiamo fatto al CNR qualche settimana fa, sia importante individuare alcuni filoni di eccellenza della ricerca su cui noi possiamo competere a livello europeo, che devono essere filoni che siano anche in qualche modo vicini a quello che è la natura dei siti industriali che abbiamo nella nostra regione. Dico questo perché la ricerca, cioè è importantissimo, come dico sempre ad esempio, fare ricerca sui fondali marini, e ci mancherebbe che non facessimo questo tipo di ricerca, però certamente ci sono dei filoni di ricerca che possono essere molto più utili e molto più al servizio delle aziende del nostro territorio. Questo è da dire che anche le aziende del nostro territorio fanno fatica a fare ricerca a un certo livello, dico anche aziende molto grandi, aziende che hanno anche i dipartimenti di ricerca e sviluppo. Si fa fatica a fare ricerca a un certo livello e a rimanere sul mercato, specie internazionale. E quindi da qui il collegamento fra università, ricerca e mondo delle imprese diventa la chiave per creare nuova occupazione di qualità. Questa è di fatto la prima proposta che io ho inserito, sono una delle tre proposte che ho inserito nel mio programma per il Consiglio regionale, perché credo che veramente la creazione di nuova occupazione, che deve essere di qualità, non può che passare da questa sinergia. Noi ne parliamo da anni, però in realtà la sinergia non è una sinergia che al momento sta funzionando in maniera reale. Perché? Perché manca soprattutto il rapporto col mondo delle imprese. Questo fa sì che noi non riusciamo a dare risposte su moltissime iniziative e progetti che già esistono e che, su cui la Regione ha investito in questi anni. C'è il tema sicuramente degli incubatori di imprese, dei tecnopoli, che prima veniva ricordato. Allora anche qui, lo diceva anche Manuela, noi non possiamo continuare a utilizzare i fondi a pioggia sotto il territorio, finanziando tanti piccoli progetti che senza che ci sia una visione d'insieme e una sinergia tra questi. Io ho avuto la possibilità di lavorare subito dopo la laurea nell'ambito di appunto l'innovazione e il trasferimento tecnologico. In particolar modo ho lavorato presso un incubatore di impresa e ho visto sicuramente l'importanza che queste strutture possono avere se gestite in un certo modo, ne ho visti anche i limiti per quella gestione attuale. È ovvio che se l'incubatore è una struttura che per esempio si trova vicino agli enti di ricerca e ha un rapporto con l'impresa, è un conto. Se noi mettiamo in piedi incubatori in ogni luogo, noi abbiamo una Bologna, una Imola, una Faenza, una Lugo, una Bolzano di Lugo, potrei andare ancora avanti. Ognuno di questi incubatori seleziona dei progetti che vengono finanziati e che devono essere accompagnati dai cosiddetti business angel, che sono i cosiddetti imprenditori che devono appunto aiutare i ragazzi o chi fuoriesce dall'impresa e mette in piedi queste start-up a stare sul mercato. Qual è il problema? Che se noi avessimo già 3-4 progetti importanti che hanno la possibilità di diventare imprese innovative su tutto il territorio, almeno della provincia di Bologna, sarebbe già tanto. Cioè, pensare che ciascun incubatore riesca a selezionare 3-4 progetti e poi finanziarlo con 5.000 euro, perché questo si
di questo si parla, è ovvio che sia un controsenso. Allora, dare 5.000 euro con cui a fatica i ragazzi di queste start-up si pagano uno o due mesi d'affitto, è evidente che non sia la risposta per valorizzare questi progetti. Allora, l'idea che appunto prima richiamava Manuela è senza dubbio di definire qual è l'eccellenza, per esempio inserire l'incubatore di impresa 1 dentro il Tecnopolo e lì investire realmente delle risorse. Io faccio sempre l'esempio, io ho avuto la possibilità di andare in Israele, di visitare gli incubatori di impresa di Israele, lì sono nati 30 anni fa, quando c'era il problema degli ebrei che tornavano a casa, erano tutti ingegneri e non c'era lavoro, quindi lì è nata l'idea degli incubatori, delle start-up aziendali, lì viene da 1 milione di euro ad ogni progetto. Io non credo che arriveremo mai a quell'entità lì, ma certamente 5.000 euro non servono neanche. Il tema dei tecnopoli, anche qui, sulla carta è un progetto importantissimo, tanto che l'Europa l'ha definita la best practice. Attenzione che anche qui al momento io vedo meno interesse rispetto a quello che vedevo 1 o 2 anni fa su questo tema. Bisogna che la regione continui a credere a questo progetto, continui a investirci, ma deve anche capire come investirci. Quindi ribadisco, non una scatola vuota dove passano dei fondi ma che non ha nessuna ricaduta sul territorio, ma costruirlo sulla base di quella sinergia di cui parlavamo prima. Ancora ultimo argomento, garanzia giovani. Ecco, è uno di quei progetti di cui parlavamo prima, è uno di quei progetti che senza un rapporto vero con le imprese non può decollare. Voi sapete che Garanzia Giovani è un progetto europeo finanziato dall'Europa che deve dare risposta a tutti quei ragazzi sotto i 29 anni che non lavorano e non studiano. In 3 mesi in Emilia Romagna sono 22.000 i ragazzi che si sono iscritti a Garanzia Giovani, a cui la regione deve dare un'opportunità, che non può essere solo un'opportunità formativa. Beh, questi ragazzi troppo spesso hanno anche 2 lauree, il master, quindi bisogna anche capire come dare possibilità in termini di stage, tirocinio, inserimento lavorativo e quant'altro. Quindi i progetti sono tantissimi, adesso mi fermo qua, i progetti sono tantissimi, però quello che è, secondo me, la chiave che può realmente aiutare la nostra regione, il nostro territorio a dare vita a nuova occupazione di qualità non può che essere una sinergia reale tra scuola, università, enti di ricerca e mondo delle imprese.